Davanti a papà e mamma penso che non potevi pensare di meglio, no? Ma guarda, segnare davanti ai genitori è veramente una cosa molto bella, poi sono felice di questa vittoria molto importante che ci porta al turno successivo di Coppa, però è un'emozione bellissima. Hai preso un po' il vizietto di tuo padre, qualche golletto in area di rigore lo faceva ai tempi. Dai, non è un brutto vizio, diciamo. Tua stagione tra alti e bassi, senso, stai giocando non tantissimo, così, però insomma piano piano, no? I tuoi spazi sei anche molto giovane. Per adesso ho trovato spazio in Coppa Italia, in campionato non ho ancora giocato, però continuo a lavorare, cerco di farmi trovare sempre pronto. Per il resto, per la stagione, nel senso, tu tenete la Coppa Italia anche perché per chi ha giocato meno? Sicuramente la Coppa Italia è un trofeo prestigioso, tutti cercano di andare il più avanti possibile, si spera sempre di arrivare in fondo e comunque vincere un trofeo è sempre qualcosa di bello, quindi cerchiamo di onorarlo fino in fondo. Senti, una curiosità, come ha reagito Mastronunza al fatto di non essere potuto venire qua a giocare? Ah, poverino, lui ha avuto un problema fisico che l'ha bloccato e naturalmente un po' era dispiaciuto.